Dopo i saluti, subito al lavoro. Francesco e Maria ci mostrano come si fa il formaggio. Da 7 si butta il cambio. Passa così. Anche di meno, insomma, non deve essere proprio mezz'ora, poi dipende dalla quantità del latte. Tutto il formaggio che rimane nel siero si raccorpa al centro, qui poi facilmente viene tolto e la ricotta non viene. Questo è un trucchetto che lo diciamo giusto perché sei loro. È un trucchetto per eliminare tutti i granuli che ci sono, che sono rimasti del formaggio, in modo che nella ricotta non ci siano granellini di più duri, ma sia un A che temperatura deve arrivare? La ricotta inizia a salire intorno agli 80 gradi. A che punto siamo questa ricotta? Arriva? Sta fiorendo. Che significa sta fiorendo? Adesso qui inizia a si vede, il latte, proprio più il latte comincia a fiorire la ricotta. Ah, eccole. Eccola qua, vedi? No, no. Poco. Ecco la ricotta. Ok, cos'è servono altre? E come ci aveva promesso Francesco, ci fa trovare la ricotta calda calda, così come piace a me. Adesso vi mostriamo dove Francesco conserva i suoi formaggi. E tra un po' vedrete qualcosa di esclusivo. La nicchia dove Francesco conserva i formaggi sott'olio. Dal buio dove si conservano e si stagionano i formaggi sott'olio, i travaglini. Scusateci se c'è poca luce, però questa è la modalità ideale per poterli conservare. Infatti Francesco con un accendino sta cercando di dare quel po' di luce per eseguire le riprese. Dopo aver visto come si prepara il formaggio e come Francesco